Ragazzi, ciao a tutte, è con piacere che vi presento oggi questo nuovo tutorial. È uno scialle mezzaluna perché è stondato alla fine, come potete vedere. È molto grande, vi do subito le misure, la lunghezza non la so adesso, ma insomma non è corto assolutamente, cioè la larghezza, scusate. La lunghezza invece andiamo intorno ai 60 centimetri. Sì, 58-60, invece la lunghezza non è facile darla, vediamo un attimino se riesco a, perché è molto particolare, vedete com'è fatto, aspettate che lo mi impiccolisco qui, vedete, ecco, così, vedete, questa è la parte diciamo doppia. E tutta quanta gira così. Adesso vi dico quant'è la mezzaluna, ma sempre più o meno perché non è semplice misurarla. Vediamo un po' che dice. Eh sì, sono quasi 2,60 m, 2,70 m di mezzaluna. Praticamente quando è aperto, quella è la misura. Molto particolare, molto molto mi piace tantissimo. Poi questa lana è caldissima e fatelo con una lana calda, così potete guarda, lo potete utilizzare sia come scialle che come bactus, è veramente versatile. Vi lascio al tutorial, non perdiamoci in chiacchiere e non dimenticate di iscrivervi, di lasciare un commento, fatevi sapere se vi piace. Ciao a tutte. Ciao a tutte, benvenute nel mio canale, come dico sempre, ben arrivate, ben che mi avete trovato, grazie per avermi trovato. Allora, iniziamo questo scialle a mezzaluna. E mi ci ha fatto pensare una ragazza che è iscritta al mio canale da tanto tempo, perché io ho fatto dei bactus che sono ovviamente triangolari. Lei mi ha detto: "Ah, oh, io volevo qualcosa di tondo." Allora ho detto: "Va bene, allora ti faccio qualcosa di tondo." Allora, lo chiamerò scialle mezzaluna perché in effetti è proprio fatto così. Non vi do le catenelle che io ho montato, io ne ho montate mi sembra 195, mi sembra, però io non vi dico che cosa dovete utilizzare, utilizzate quello che avete a casa, non c'è bisogno di andare a comprare lana nuova, se ce l'avete allora va bene, se non ce l'avete a casa viene più carino se è tutto colorato, cioè se è una lana gradient, altrimenti va bene anche così come me, vedete io lo sto utilizzando in tre filati, in tre fili e sto utilizzando l'uncinetto numero 5. Voi utilizzate l'uncinetto che volete, la lana che volete, eccetera, eccetera. Allora, montiamo una catenella per un totale di circa 140-145 cm. Come sapete bene, le catenelle una volta poi montate e andate sopra a lavorare si allungano, non so, un mistero gaudioso che non ho mai capito perché, però è così. Quindi verrà uno scialle un po' più lungo, non fa niente, nessuno ci strilla. Allora, andiamo subito con il primo giro. Facciamo una maglia bassa nella catenella, così. Perché saltiamo, in effetti, io non so se si vede, saltiamo ovviamente questa e andiamo in quella successiva e facciamo una maglia bassa. Poi saltiamo una, due, tre, nella terza facciamo 5 maglie alte. Quindi questa è la prima, due, io l'ho scritto anche qua, ma siccome per me è una bozza, vedete, cancello perché provo, quindi tenetene conto fino a un certo punto. 2, 5 maglie alte, 2, 3, 4 e 5. 5 maglie alte, eccole qui. Allora, saltare di base e fare 5 maglie alte. Nella terza catenella una maglia bassa, quindi siamo qui, facciamo una, due, nella terza una maglia bassa. Per me il primo giro sarà un po' complicato perché non è che si vedono bene le catenelle sottostanti. 5 maglie, 5 catenelle, una, due, tre, quattro
5, saltiamo 4 maglie, quindi una, aspettate, questa lana poi dopo si prosegue bene, quindi una, due, tre, quattro, nella quinta farò una maglia bassa. Ecco qua. Una maglia bassa. Sa, ne salto due, come ho fatto, quindi una, due nella terza, ricomincio con 5 maglie alte. Quindi il report è questo, adesso ve lo dico. Il report è: si inizia con una maglia bassa, una maglia bassa, infatti ho riscritto ripetere da A, quindi una maglia bassa, si saltano 2 catenelle di base e nella terza facciamo 5 maglie alte, quindi un ventaglietto. Poi si saltano ancora 2 maglie di base e nella terza facciamo una maglia bassa, che è questa qui. 5 catenelle, si saltano 4 maglie di base e nella quinta si fa una maglia bassa. Si saltano 2 maglie di base, nella terza si fanno 5 maglie alte. Ecco qua, una, tre, quattro e 5. Ecco qui. Quindi questo report qua, adesso io salterò 2 maglie, ve lo faccio rivedere, 2 maglie, una, due, e nella terza faccio una maglia bassa. 5 catenelle, una, due, tre, quattro, cinque, e saltiamo una, due, tre, quattro, nella quinta farò una maglia bassa. E il report è finito, quindi si inizia con una maglia bassa, si prosegue con le 5 maglie alte, il ventaglietto, le 5 catenelle, saltando poi le maglie così. Io vi lascio questo e poi passeremo al secondo giro. Ok? Ci vediamo. Chiaramente questo lo dobbiamo fare fino alla fine delle catenelle, su questo non ci piove, e dovremmo finire con una maglia bassa. Se così non è, cioè dovremmo finire con 5 maglie alte, cioè il ventaglietto, e la maglia bassa. Se così non è, fermatevi anche prima, non è un problema, queste poi si smontano, ok? Vado avanti così. Ci vediamo tra un po'. Maglia bassa qui, proprio qui, e adesso giriamo il lavoro senza fare catenelle, senza niente, ma portiamoci al centro del nostro ventaglietto. Ecco qua, piano piano andiamo al centro del ventaglietto. Ok. Questo sarà poi, mo vedrete, intanto ve lo dico, sarà la parte che non la lavoreremo più, fin qui non ci si arriva più, quindi tutte le volte dovremmo scalare in questo modo. Allora, 1, 2, 3, 4, 5 catenelle e facciamo una maglia bassa sulla maglia bassa sotto, no, la maglia bassa nell'archetto. Sì, nell'archetto. Non mi ricordavo. Ecco qua. Maglia bassa nell'archetto. Allora me lo rileggo perché una maglia bassa nel centro delle 5 catenelle sottostanti. Poi di nuovo 5 catenelle, una, due, tre, quattro, cinque. Una maglia bassa al centro dell'archetto. Questo è facile, questo giro, eh? 1, 2, 3, 4. 5, una maglia bassa nell'archetto e così via. Continuiamo a fare 5 catenelle, una maglia bassa nell'archetto, 5 catenelle, una maglia bassa nei ventaglietti, 5 catenelle, una maglia bassa nell'archetto. Ci rivediamo alla fine di questo giro, 3, 4 e 5 e andiamo.
Come vedete, questo spazio, come dicevo, rimane sempre. Adesso ci portiamo senza fare catenelle, senza niente, giriamo il lavoro e ci portiamo al centro delle 5 catenelle ed ecco qui che si ricrea lo stesso spazio. Qui facciamo una maglia bassa in questo modo e poi andiamo a fare dunque e andiamo a fare subito un ventaglietto proprio in questa maglia qui, perché dobbiamo ripetere praticamente il primo giro, quindi una, due, tre, quattro e cinque. Una maglia bassa nell'archetto, 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5, di nuovo una maglia bassa nell'archetto e ricreiamo qua il nostro ventaglietto, vedete? Qui, quindi una, due, tre, quattro, cinque, una maglia bassa nell'archetto, 5 catenelle, di nuovo una maglia bassa e di nuovo le 5 i 5 maglie alte sulla maglia bassa, ricreiamo l'archetto. Questa lana che sto utilizzando, prima ci ho fatto un golf, non mi piaceva, l'ho riguassato, poi ne ho fatto un altro, non mi piaceva, non l'ho riguassato, ho detto va bene, adesso ci faccio un bello scialle, ma è tantissima, quindi ci viene più di uno scialle, ci viene anche il cappello e ci faremo anche il cappello. 2 2 4 5, ecco qua. Continuiamo così con, vedete, 5 maglie alte nella maglia bassa, una maglia bassa nell'archetto sottostante, 5 catenelle, una maglia bassa nell'archetto, 5 maglie alte nella maglia bassa e così via. Questo è lo schema che va seguito fino alla fine. E quindi diciamo ho finito nuovamente il primo giro, adesso riandiamo chiaramente a fare il secondo giro, il secondo giro, quello di tutti gli archetti. Allora volevo dirvi, vedete che i vari ventaglietti sono intervallati, cioè si crea il nuovo ventaglietto nell'archetto tra un ventaglietto e l'altro del giro sottostante. Adesso andiamo a rifare il secondo giro, che è solo quello di, scusate, bisogna riportarci al centro, come vedete mi sono fermata qui, quindi questa parte non si lavora, giro ancora perché va calato, praticamente questa è come se fosse una calatura. Giriamo, portiamoci al centro del ventaglietto e facciamo 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5 e andiamo a fare qua. Chiaramente questo è il secondo giro, saranno tutti quanti archetti formati con 5 catenelle, vedete? Che andremo a una volta a metterli al centro del una volta al centro sì, una volta al centro del, dei 5 archetti sottostanti e una volta al centro del dei ventaglietti, quindi 1 2 3 4 5 qua, di nuovo 1 2 3 4 e 5 e andiamo qui. Chiaramente alla fine, come dicevo, quando saremo in fondo, chiaramente qui adesso finiremo qui e torneremo indietro. Quando si torna indietro riprendete esattamente dai 5 archetti, cioè dal secondo giro qua, e qui ci fermiamo con una maglia bassa
e poi facciamo 5, cioè ci fermiamo con una maglia bassa, giriamo il lavoro e qui troveremo le 5 catenelle, no, degli archetti quando siamo arrivati e facciamo come qua. Quindi dobbiamo fare alternato il primo giro e il secondo giro. Il secondo giro è quello con gli archetti, il primo giro è quello con i ventaglietti. Quando torniamo indietro, negli archetti ci fermiamo qui e torniamo indietro. Negli archetti, scusate, nei ventaglietti ci fermiamo qui e torniamo indietro con i 5 archetti, 5 catenelle. Quando ci siamo qui, torniamo indietro e andiamo a fare subito il ventaglietto, ok? Quindi fate il primo giro e il secondo giro continuamente e ne facciamo, di questi giri ne facciamo circa 22. Dico circa perché vi darò poi la misura esatta, in quanto non so che lana state utilizzando, se 22 giri vanno bene. 22 giri intendo 1, 2, 3. Ok, quindi anche gli archetti li contiamo come giri, poi casomai contiamo solo i ventaglietti così facciamo prima. Quindi io arriverò adesso fino in fondo, magari vi rifaccio vedere come si fa in fondo, magari che è sempre meglio. Vedete? Ecco. Quindi un giro di archetti, un giro di ventaglietti intervallati con l'archetto, questo è quanto. Alla fine si finisce quando ci sono i ventaglietti e abbiamo gli archetti, ci posizioniamo sul ventaglietto, torniamo indietro sull'archetto e ricominciamo da capo, così faccio vedere alla fine. Ok? È molto importante perché questo va sempre a calare di un archetto, praticamente, di un ventaglietto. Mamma mia, che confusione con archetti e ventaglietti. Ok, ci vediamo alla fine di questo giro, che sarebbe il secondo, 1, 2, 3, 4 e 5, e vi faccio vedere come tornare indietro e poi dopo andrete sicuramente avanti da soli. Avevo detto, ci rivediamo alla fine del giro, ma ho voluto andare avanti proprio per vedere come veniva. Allora, praticamente nel giro dove abbiamo lasciato il video, eravamo arrivati a questo punto, cioè al centro dell'archetto dove subito dopo viene il ventaglietto. Allora, qui come giriamo? Giriamo camminando sopra al ventaglietto fino alla metà. Qui facciamo 5 catenelle, una maglia bassa, 5 catenelle e continuiamo. Quando invece arriviamo da quest'altra parte, vi faccio vedere, quando invece arriviamo da quest'altra parte, che arriviamo praticamente qua sopra alle maglie. Qui, una volta arriviamo qui come adesso e una volta arriviamo qui, quindi qui dobbiamo ritornare saltando in questo modo con le catenelle e con o con i ventaglietti. Io spero di essere stata abbastanza chiara. Vi faccio rivedere una partenza e un arrivo, ok? Allora, guardate, qui siamo arrivati, qui abbiamo fatto il ventaglietto, la maglia bassa, le 5 catenelle e la maglia bassa sull'archetto successivo, perché è una riga di ventaglietti e una riga di archetti. Allora, quando sono arrivata qua, vedete che ancora c'è questo dislivello, no? Io dovrei arrivare qua per avere la diminuzione e avere tutti questi ventaglietti in riga, così obliqui. Quindi, che faccio? Faccio un ventaglietto centrale proprio per finire la riga, faccio questo, eccolo, siamo a 3, 4, 5 e poi arrivo qua e faccio la mia maglia bassa. Come vedete, sono arrivata, vedete qui fa così, ok? Adesso io farò una, no, scusate, andrò, giro il lavoro, mi porto al centro del ventaglietto, perché praticamente in questo modo già è una calatura, giusto?
qui, e faccio 5 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, perché questo è il giro delle 5 catenelle, quindi sono 5 catenelle, una volta si aggancia con una maglia bassa nell'archetto e una volta si aggancia con la maglia bassa sopra ai ventaglietti, in questo modo. E arrivo fino in fondo e ci rivediamo. Intanto ti faccio rivedere in fondo come si fa. Allora, intanto vi volevo dire, questa deve essere una mezza, questo poi vi metto la foto, deve essere una mezzaluna. Certo, come mezzaluna io proprio negata, praticamente è fatto così, ecco, così. Questa è la parte, diciamo, questa qui. Poi c'è questa parte qua centrale che è dritta, così, dritta. E poi c'è di nuovo l'altra parte che va con la codina. Allora, questa parte qua centrale non la possiamo fare molto grande perché altrimenti non fa più l'archetto della luna piena, allora, della mezzaluna. Allora, io adesso ho 9 ventaglietti. Ma secondo me, per me sono troppi, poi vi dirò la misura. Quindi, secondo me, dobbiamo camminare. Adesso vi do tutte le misure così non vi sbagliate. Allora, la parte centrale, diciamo così, non può essere più grande di 40 centimetri. Io adesso ce l'ho molto più grande, ce l'ho da 55, quindi io ancora devo calare. Quindi tutto dipende da quant'è questa parte centrale, ma tutto dipende da quante catenelle avete messo all'inizio. A me si è allungato molto rispetto alle catenelle iniziali. Adesso io vi dico quant'è dopo questa lavorazione, però a me non mi importa perché mi piace così, così grande. Questa è una cosa di gusti. Ecco, sì, io sto a 100. 35 come lunghezza e adesso fino adesso sono, però non tenetelo per buono questa qui dell'altezza perché devo finire, sono 20 centimetri. Allora io che faccio? Ricordate che questo io per me, questo per me, poi voi fate come credete, sono 135 centimetri. Questa parte qui io la farò da 40 centimetri, poi questi quanto vengono vengono non ci interessa, ok? Però vi devo dire ancora quanto sarà l'altezza questa qui. Adesso io finisco queste catenelle, arrivo in fondo, quando devo girare, quindi arriverò qua con le catenelle, arriverò qui sopra all'archetto, quando arriverò sull'archetto giro, nel giro sottostante invece ero arrivata al centro delle 5 catenelle, vedete? Una volta si arriva al centro qui e si torna indietro, una volta si arriva al centro qui e si torna indietro. Io vi consiglio di mettere un marcapunti, così magari vi ricordate meglio. Una volta lo mettete qui, una volta lo mettete qui, così sapete dove dovete arrivare. Allora, faccio questo giro così, qui ho dovuto cambiare il filato e ci rivediamo anche perché a questo punto, quando saremo arrivati a 40 centimetri, se volete potete cambiare colore. Io non lo farò, continuerò con lo stesso colore, però se volete, magari avete una lana simile, cambiate colore, potete cambiare colore e poi vi dico anche quando potrete ricambiarlo. Ok, arrivo giù e ci rivediamo. Ecco qua, sto continuando, vedete? 1, 2, 3, 4, 5, vado al centro di questo archetto, 1, 2, 3, 4, 5 e vado al centro del ventaglietto e ancora, vedete ancora è dritto qui, 1, 2, 3, 4 e 5 e qui è l'ultimo. Ecco. 1, 2, 3, 4
5 e questa è proprio la fine. Ok, vedete, siamo in fondo. Adesso che dobbiamo fare? Dobbiamo tornare indietro. Come facciamo? Mentre prima abbiamo camminato sopra al ventaglietto, adesso camminiamo sulle 5. Dobbiamo sempre andare al centro a riportarci. Ecco, una maglia bassissima fino al centro, due, e poi facciamo di nuovo una, no scusate, qui facciamo gli archetti, perché vedete qui si fa presto, archetto e ventaglietto, archetto, ventaglietto, archetto, e ovviamente qui ventaglietti. Allora continuo a camminare e a fare avanti e indietro, che non è importante il numero di quanto facciamo avanti e indietro, ma l'importante è la parte centrale, che non superi i 40 centimetri, altrimenti non viene bene la mezzaluna. Ok, solo quello è importante. Poi non è importante né quante maglie avete montato e né quante maglie e quanti giri avete fatto, perché tanto se viene più grande è anche più bello. 2, 4, 1, 5. Poi a secondo da che tipo di lana state usando, se più fina, più grande, insomma. Ok, poi è a vostro gusto. Ok, io continuo questo giro, poi vi dico come sono arrivata per fare i 40 centimetri, ma calcolate che si cala un bel pezzo, insomma tutte le volte si cala un bel po', un paio di centimetri e mezzo. Ok, quindi faccio questi giri, ci rivediamo al mio arrivo dei 40 centimetri. Allora, misuriamo bene questo, insomma 40 centimetri sempre più o meno, e sono 39, va benissimo. Allora, adesso qui tagliamo il filo intanto, chiudiamo e tagliamo il filo, poi dobbiamo andare qua in fondo, vedete, andiamo qui in fondo e ci rivediamo un attimino, perché dobbiamo camminare bordo bordo con maglie basse. Allora iniziamo mettendoci proprio nella maglia bassa iniziale, dove facciamo una maglia bassa. Dopo ci preoccuperemo di tutte le codine. Ok, una maglia bassa. Qui facciamo un'altra maglia qui, perché avevamo girato, se vi ricordate, inizialmente. Eccoci qua. Ok, adesso portiamoci dietro le codine e andiamo a fare 3 maglie basse, quindi ne facciamo 2, vedete questo è il ventaglietto, no? Visto così, eccolo qua, facciamo una maglia bassa qui, un'altra maglia bassa nell'archetto e una maglia bassa nella maglia bassa. Ok, siamo di nuovo nelle 5 maglie, vedete, qui ne dobbiamo fare 2, quindi ne facciamo una, no, però prendiamo direttamente, aspettate, togliamo questo che fa spazio, andiamo proprio dentro alle maglie bassissime che avevamo fatto, quindi facciamo una maglia bassa e ancora un'altra maglia bassa. Ok, qui facciamo sempre le stesse 3 maglie basse, quindi una, due e tre. Ancora qui facciamo una, due e tre. Quindi andiamo avanti così, facendo
tre maglie basse sul ventaglietto sottostante e tre maglie basse sulle maglie bassissime dove avevamo camminato sulle 5 catenelle. Tre maglie basse, continuiamo e ci vediamo quando sono arrivata qui in fondo. Ah, non vi ho detto, l'ultimo giro deve essere fatto solo con le catenelle, vedete? Il giro dei ventaglietti sta sotto, il giro sopra, quindi fermatevi quando siete arrivati a circa 40 cm e l'ultimo giro deve essere comunque quello con le 5 catenelle. Ci vediamo quando sono arrivata qui all'angolo dove avevo tagliato il filo. Come vedete, sono arrivata in fondo alla fine di questo lato e adesso ci sono le 5 catenelle. Dobbiamo comportarci in questo modo. Qui c'era la maglia bassa e faccio una maglia bassa. All'interno di queste 5 maglie, mi porto dietro anche questa codina, farò 5 maglie alte, scusate, 5 maglie basse, quindi una, due, tre, quattro, tolgo la codina e 5. Nella maglia bassa farò una maglia bassa e ancora 5 maglie basse, una, due, tre, quattro e 5. Nella maglia bassa, la maglia bassa e così continuo per tutto questo giro facendo 5 maglie basse. Nelle 5 catenelle, la maglia bassa su maglia bassa e qui continuo come abbiamo fatto prima, 3 catenelle, 3 maglie basse su ogni punto qui, 3 maglie basse, 3 maglie basse, 3 maglie basse fino alla fine e poi giriamo il lavoro e ci rivediamo. Allora, per chi vuole cambiare colore, ancora no, ancora proseguiamo con lo stesso colore. Allora, ci alziamo con una catenella, esatto, e saltiamo. Facciamo, scusate, 3 catenelle, una, due e tre. Saltiamo, una e due. Nella terza facciamo una maglia bassa. Di nuovo, uno, due, tre. Saltiamo due maglie, una, due, nella terza andiamo a fare una maglia bassa e quindi continuiamo così, 3 catenelle, 2, 3, saltiamo due maglie, una, due, nella terza andiamo a fare una maglia bassa. Questo per tutto non il perimetro, per tutta la mezzaluna, ok? Tutto quanto intorno. Ho finito di fare questo giro con 2 catenelle saltando 2 maglie basse e una maglia bassa. Allora, adesso chi vuole cambiare colore può farlo perché da qua prendiamo a lavorare in maniera diversa. Allora, intanto mi posiziono all'interno delle 3 catenelle, faccio una. No, cambio idea, scusate, eh. Lo sapete che io 3 catenelle le faccio direttamente da qua, una, due e tre. All'interno di questo spazio faccio una senza chiudere, due senza chiudere, tre senza chiudere. Adesso facciamo anche la quarta, però dato che vi faccio vedere, dato che questa mia lana è molto spessa, ne farò solo 3 senza chiudere. Voi fatene tranquillamente 4 oppure se avete una lana fine fatene anche 5. Quindi 3 e chiudo, 2 catenelle, le 3 catenelle iniziali non le contiamo e di nuovo nello stesso spazio rifate lo stesso numero che avete fatto prima, quindi o 3 o 4 o 5, vedete voi.
e qui chiudiamo. Adesso l'aumento è stato fatto, quindi adesso vado a fare ancora 2 catenelle e salto nell'archetto successivo. Quindi qui e in tutti gli altri archetti fino alla fine, escluso l'ultimo, facciamo 1, 2 e 3, chiudiamo 2 catenelle e passiamo alla successiva. Quindi una, due, questa non c'entra niente, tre, chiudiamo, ancora una e 2 catenelle. E così per tutto il giro. Ok, quindi facciamo 3, però siccome ne abbiamo fatti 3, aspettate, perché se no non tornano i conti. Non è, ecco, le due sono di separazione, ma io ne faccio 3 di separazione più le 3. Sì, adesso forse torneranno i conti. Regolatevi di conseguenza, perché se no tira e non è bello. Ecco, 2, 2 e 2, chiudo e ne faccio una, 2 e 3. Ecco, adesso forse va un po' meglio. Allora, se ne fate 4, fate solo 2 spazi, 2 catenelle. Se ne fate 3, ne fate 3, e se ne fate 5, fatene una, o vedete con 2 come va. Vedete che va meglio? A una, 2 e 3. E ancora vi faccio vedere l'ultimo. Allora, qui una, due, tre. Io consiglio sempre di guardare il mio tutorial all'inizio un po', perché io poi cambio durante, anche in corso d'opera. Ecco, qui vedete come gira bene. Ok, arrivati alla fine, da quest'altra parte, quando siamo arrivati nell'ultime 3 catenelle, qua, questo, ne facciamo lo stesso come abbiamo fatto qui. Quindi, il gruppo, 2 catenelle e il gruppo. Qui mettetene 2 di catenelle, che non sono necessarie 3. Quindi ci rivediamo alla fine, questo lo facciamo insieme. Finiamo il giro con una, due e tre. Chiudiamo 2 catenelle solamente questa volta e facciamo qui l'aumento, cioè lo stesso gruppo non chiuso di 3 maglie alte, una, due e tre. Chiudiamo, facciamo una e 2 catenelle e giriamo il lavoro. Andiamo a fare nella prima maglia, cioè proprio questa qui, facciamo una maglia alta. Dopo aver fatto le 2 maglie alte all'interno dello spazio, andiamo nell'archetto successivo e facciamo una maglia alta. Qui non c'è separazione di niente, è tutto attaccato. E 2 catenelle e una maglia alta. Questo è il report che andremo poi a ripetere per tutto il giro. Quindi, qual è questo? Una maglia alta, non facciamo nessuna catenella tra questo gruppo e questo, ma lo facciamo tra una maglia alta e l'altra, e sistemate nello stesso archetto, in questo modo. Questo è il report che dobbiamo andare a ripetere fino alla fine del giro. 2 catenelle e un'altra maglia alta. Ci vediamo alla fine di questo giro per poter fare la parte con gli aumenti. Ecco qua. Allora, abbiamo quasi finito, eh? Siamo quasi alla fine della lavorazione. Facciamo 3 catenelle. All'interno di questo spazio facciamo nuovamente una maglia alta, che sarà l'aumento, e qui
nel successivo una maglia alta, 2 catenelle, e adesso andiamo a lavorare all'interno dell'archetto, proprio qua, però lavoriamo nella maglia, non nell'archetto, ok? Nella maglia, e facciamo così il gruppo viene più unito. 1, sempre nello stesso spazio se ci riusciamo. 2 e un'altra ancora. 3, ecco qua, 2 catenelle, e poi andiamo a fare, saltiamo una maglia, andiamo in quella successiva, facciamo una, in quella dopo facciamo 2, e in quella dopo ancora facciamo 3, 2 maglie di separazione, e andiamo all'interno nuovamente nella maglia centrale e ripetiamo come abbiamo fatto all'inizio. Una, due, e tre, 2 catenelle di separazione, e riprendiamo la lavorazione sopra il ventaglietto. Questo è il report che va ripetuto fino alla fine del giro. Allora, andiamo a qui, no, saltiamo, siamo alla fine. Qua facciamo una maglia alta e nelle 3 catenelle, nella terza proprio qua, andiamo a fare 2 maglie alte, quindi una e due. Catenelle, giriamo il lavoro e come prima andiamo a fare un'altra maglia alta qua e una maglia alta subito successivamente. 2 catenelle, aspettate, ecco, avevo detto, abbiamo fatto questo inizio, 2 catenelle, una maglia alta sullo spazio. Su queste 3 catenelle che stanno, su queste 3 maglie alte che stanno centrali sotto, vedete, su questo spazio qui, andiamo a fare una, oh, scusate, non ho fatto le 2 maglie, 2 catenelle, quindi ripeto, se no magari vi sbagliate, 2 catenelle, una maglia alta, 2 catenelle. Qui sopra dobbiamo fare 2 maglie alte in ognuna delle maglie alte sottostanti, quindi una e due, ancora due, una e due, e ancora due, una e due. Poi facciamo 2 catenelle, una e due, e una maglia alta sopra, proprio sopra alle 3 sottostanti, vedete? Così. Poi andiamo a fare 2 maglie, 2 catenelle, e di nuovo qui ripetiamo 2 2 2. Quindi una, due, e ancora una. Due, e ancora una e due, 2 catenelle, e al centro di questo qui facciamo una maglia alta, così per tutto il giro. Ci vediamo alla fine, che facciamo la fine la facciamo insieme, perché come vedete è un po' diverso qua questa parte rispetto poi a tutta la lavorazione. Ci vediamo quando avrò finito di fare tutto il giro. Sono alla fine del giro, vi faccio vedere, chiudiamo in questa maniera, ne saltiamo una, andiamo nella successiva, ne facciamo una solamente, e nell'ultima delle 3 catenelle
Facciamo due maglie alte, quindi una e due. 3 catenelle, stessa cosa qui quando iniziamo, nella dove siamo partiti con le 3 catenelle facciamo un'altra maglia alta, subito dopo ne facciamo una e andiamo avanti con 2 catenelle e andiamo nel gruppo da 6 maglie. Nella prima maglia facciamo 2 maglie alte, quindi una e due. In quelle successive ne faremo una solamente, quindi questa è la terza, ne dobbiamo fare 8. Questa è la quarta, quinta, sesta e nell'ultimo ne facciamo 2, quindi settima e ottava. 2 catenelle, saltiamo questa maglia qui, andiamo subito in quello successivo dove erano le 6 maglie alte e di nuovo ne facciamo 8, quindi una, due nella prima, nelle successive una maglia alta e solo nell'ultima ne faremo, scusate, solo nell'ultima ne faremo un 2, 2, quindi queste sono una. Ancora una e nell'ultima, dicevo, ne facciamo due, quindi una e due. Andiamo a saltare, quindi 2 catenelle, saltiamo e riprendiamo 8 maglie alte sulle 6 sottostanti. Questo per tutto il giro. E siamo qui alla fine del giro. Allora, facciamo come abbiamo fatto fino adesso, saltiamo la prima, andiamo nella seconda dove facciamo una sola maglia e nelle 3 catenelle qua facciamo 2 maglie alte, quindi una e due. Giriamo il lavoro, una, due, 3, giriamo il lavoro e andiamo a fare l'ultimo giro. Quindi, date che passo un po' di filo, altrimenti, ecco. Allora, nella stessa maglia delle 3 catenelle facciamo l'aumento e poi subito dopo una maglia alta. Ecco qua. E questo è il primo giro. Allora, iniziamo. No, scusate, una maglia alta, sì. Qua facciamo una maglia bassa adesso e subito dopo facciamo una maglia bassa nella prima maglia. Vedete, nella prima maglia facciamo una maglia bassa. Nella seconda facciamo una maglia alta. Poi ancora. Poi un'altra ancora, quindi abbiamo fatto una maglia bassa e 3 maglie alte. Ci siamo? Nello stesso spazio di questa maglia qui, della quarta praticamente, quindi sono maglia bassa, 1, 2, 3 maglie alte. Nello stesso spazio facciamo un'altra maglia alta, 2 catenelle. E andiamo a fare nello spazio successivo, nella maglia alta successiva, altre 2 maglie alte, una e due. Poi facciamo 2 maglie alte di seguito, quindi una e due maglie alte, mentre nell'ultima faremo una maglia bassa. E questo è il report da ripetere in tutto il giro. Allora, facciamo una maglia bassa nell'archetto e di nuovo una maglia bassa nella prima,
poi facciamo una e due maglie alte e poi facciamo due maglie alte insieme nella quarta maglia sottostante, quindi una e due, due maglie, due catenelle, scusate, e riprendiamo, ah, mannaggia, e riprendiamo la lavorazione subito dopo con due maglie alte insieme nello stesso spazio, vedete? Poi una maglia alta, ancora una maglia alta e una maglia bassa nell'ultima. Di nuovo una maglia bassa nell'archetto e riprendiamo con una maglia bassa all'inizio del ventaglietto. Questo è il report che va ripetuto fino alla fine del giro e abbiamo finito e fatto tutta la nostra scialle. È venuto molto bello, guardate, vi faccio vedere, poi vi farò le foto, perché così, visto così, sinceramente non è che può rendere più di tanto, perché è tutto ammucchiato. Ok, a me piace moltissimo, poi di una morbidezza incredibile, anche perché ho scelto un uncinetto numero 5 che è grande rispetto a questo filato, che magari si poteva anche lavorare con un 4. Ok, grazie per aver visto il mio tutorial. Spero che nel frattempo vi siate iscritti al mio canale durante la visione del tutorial stesso, che sia stato anche un tutorial, diciamo così, facile e semplice da seguire. E io spero di aver spiegato bene. Fatemi sapere nei commenti com'è andata la mia spiegazione. Grazie ancora e ciao a tutte.